questo bell'ambiente dove si svolgano tanti eventi nell'arco dell'anno? Ecco, questo ambiente nasce con una duplice esigenza, quindi quella di accogliere in un luogo confortevole i nostri clienti, le persone che ci vengono a trovare, e in più quello di organizzare eventi, degustazioni mirate ovviamente per chi vuole avere la possibilità di avvicinare ai nostri, di avvicinarsi ai nostri vini anche abbinando piatti del territorio, affettati, cene a tema, degustazioni particolari che ovviamente possiamo gestire direttamente in questo ambiente, però solamente come eventi privati. Quindi non è un locale aperto al pubblico. Certo. Quindi questo comunque per questi eventi dal lunedì al venerdì o anche sabato e domenica? A volte capita che ci siano anche di sabato e domenica, ovviamente essendo tutti organizzati. Sì, gruppi diciamo che vengono e vogliono fare una degustazione. Esatto. Ne abbiamo diversi in programma. Domenica prossima, ad esempio, ci sarà una manifestazione d'auto d'epoca, accoglieremo una scuderia storica del Duetto Club per fare una manifestazione, vengono da tutta Italia. Sabato prima ci abbiamo un aperitivo importante organizzato con la degustazione dei nostri prodotti, più varie eventuali, perché a volte anche solo una cena tra amici fatta in questo ambiente va più che bene. Ecco. Ultima domanda. Questo è un punto di arrivo o un punto di partenza verso ulteriori e nuovi traguardi dove la vostra azienda ne ha già raggiunto parecchi in questi 60 anni? Beh, allora, sicuramente questo non vuole essere considerato un punto d'arrivo, ma vorrebbe essere una base di partenza per un futuro sviluppo ancora più importante, ancora più interessante, questo qua sicuramente. E è chiaro che potendo contare su questa struttura, oggi abbiamo un bel po' di futuro davanti da poter gestire e su cui poter ancora lavorare per poter crescere. Poi sicuramente idee ce ne sono, possibilità di creare sinergie con gli altri produttori ferraresi ce ne sono ancora, e per cui tutta credo l'area possa ancora dare qualche cosa e far sì che questa struttura possa essere un'ottima base di partenza. Bene, grazie e buon lavoro e complimenti per tutte le cose che avete fatto.